Ale, come sto? Se invece mettessi questa giacca? Sì, dai, carina. Mi passi il fard, è giusto lì. Passami anche il copione. Grazie. Ma con chi stai parlando? Dai, dai, fammi vedere, fammi vedere. Dai, con nessuno. Claudia, fra 5 minuti in scena. Sì. Non capisco, è tutta la mattina che è attaccato a quel dannato cellulare. Ma con chi mai dovrà messaggiare di così importante? Ah, ma sicuramente qualche gallinella stupida che gli ha presentato Luca. Sì, deve essere sicuramente così. Ma questa volta gliene dico quattro, gliene dico, eh. Non può uscire mica con le ragazzine lui. E poi il protagonista della serie è lui. Tu mi stai ascoltando? Sì, è che fa un caldo terribile. Ma proprio oggi dovevamo girare all'aperto. Comunque non ti preoccupare per Alessio, non sarà nessuno di importante. Tu sai chi è? Dimmelo, è una gallinella bionda e stupida? Ehi, ma perché ti agiti tanto? Non sarai mica gelosa? Gelosa? Gelosa io? No, ma figurati! È per il bene della serie. E poi io non esco mica con tutti i fan che mi chiedono un appuntamento. Sarà, ma per me c'è qualcosa. Su, forza, finisci il trucco che devo girare. Oh. Oh, parlo con te. Oh, scusa, sto scrivendo alla tipa dell'altra sera. Ma chi? Natasha? È lei, sì. La fa vedere. Cubetti di ghiaccio per le mie signorine! Ciao Cesare! Ma adesso ti sei messo a fare il venditore ambulante di ghiaccio? Cesarino, il ghiacciolo da Merino, per servirla. Il primo cubetto è gratis. Chi mai può comprare del ghiaccio per strada? Ciao ragazze, Cesare, questo ghiaccio si sta sciogliendo. Ne voglio altro. Prego, subito, sono 2 euro. Va bene, però voglio quelli buoni, che non si sciolgono. Ghiaccio fresco, cubetti di ghiaccio. Luca, dimmi, ma con chi sta uscendo Alessio? Con la biondina che c'era l'altra sera alla festa dello staff. Ah. Bene, ricominciamo. Luci, motori. Chuck, dov'è Chuck? Ale, mi daresti una mano per la prossima scena? Va bene. Allora, cosa farai quando io partirò? Mi amerai ancora? Jorge, lo sai che la distanza non potrà mai separare i nostri... Scusa, scusa. Dai, dai, riprendiamo. Jorge, lo sai che la distanza non potrà mai... Devo rispondere, scusami. Pronto, Natasha! No, no, non mi disturbi affatto, dimmi, dimmi pure. No. Scusaci tanto, ma adesso è momentaneamente occupato. Ti richiamerà non appena sarà uscito la terapia intensiva in cui lo sto per mandare. Ma cosa ti prende? Cosa mi prende? Cosa prende a me? Ma cosa prende a te? Siamo attori seri noi. Non puoi permetterti di avere testa altrove. Noi non usciamo con i fan, né tantomeno se sono bionde ed oche. Cos'è? Adesso non posso neanche uscire con una ragazza. Non si interferisce con il tuo lavoro. Non capisci niente. Apri gli occhi. E poi oggi fa anche un caldo della Madonna. Cesare, sei il solito imbroglione. Guarda, si sono sciolti anche questi. E provi questi altri. Cubetti di ghiaccio, ghiaccio fresco. Comprate il ghiaccio da Cesare. Slave of love, slave of love. Ciao ragazzi, qui c'è la prossima puntata. E se ve la siete persa, qua c'è la seconda. Ah, iscrivetevi al canale.